l'apertura del nostro notiziario ci porta subito a Pescara per parlare della giornata pescarese della Presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati, che ha aperto l'evento sulle città organizzato tra gli altri all'Aurum, anche dal Dipartimento di Architettura dell'Università d'Annunzio di Pescara e dall'Officina del Senatore D'Alfonso. La Casellati, che tra l'altro ha visitato anche il centro vaccinale del Palafiere d'Anelli di Pescara, ed è proprio lì che si trova la nostra Antonella Micolitti, pronta per raccontarci in diretta questa giornata e quindi gli eventi che si sono svolti questa mattina e che hanno visto coinvolto la Presidente del Senato. Antonella, buongiorno a te. Allora, raccontaci cosa è successo questa mattina. Buongiorno a te Anna e buongiorno ai telespettatori del TG8. Sì, hai detto bene tu, siamo proprio al di fuori del centro vaccinazioni di Via Tirino a Pescara, dove fino a pochi minuti fa c'è stata la Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. Come potete vedere dalle immagini di Andrea Berardinelli, ha voluto visitare questo centro vaccinale, lo ha definito un centro di eccellenza, ha detto una struttura che supera tutte le mie aspettative, sia per quanto riguarda l'accoglienza degli utenti e quindi di chi va a vaccinarsi, ha lodato anche e soprattutto gli operatori sanitari e i volontari. La Presidente Casellati poi ha voluto puntare sui vaccini, ha detto che i casi di Covid purtroppo in Italia stanno aumentando a causa della variante Delta e quindi bisogna difendersi con le vaccinazioni. Insomma, parole di elogio per il centro vaccinale qui al Palafiere di Via Tirino a Pescara, la Presidente che è stata accolta dal Sindaco Carlo Masci e dal Presidente della Regione Marco Marsiglio. Ma hai detto bene tu, la Presidente Casellati infatti ha inaugurato l'evento Quale città, identità, dimensioni, bellezza e diritti di cittadinanza, un momento di incontro e confronto all'Aurum di Pescara, 60 i relatori per parlare della città del presente e soprattutto della città del futuro. L'evento è stato organizzato tra gli altri dall'Officina del Senatore Luciano D'Alfonso e dal Dipartimento di Architettura dell'Università d'Annunzio di Pescara. Proprio il Senatore D'Alfonso ha accompagnato la Presidente del Senato Casellati all'Aurum. Noi l'abbiamo intercettata proprio all'inizio, immagina il cordone di sicurezza imponente, abbiamo faticato non poco, comunque siamo riusciti a intercettarla, a chiederle della sua presenza a Pescara e la partecipazione a questo convegno, e poi abbiamo intervistato il senatore Luciano D'Alfonso, che ha focalizzato l'attenzione sulla cosiddetta carta di Pescara. Se tu vuoi possiamo ascoltare le due interviste e poi restituirti la linea. Presidente, bentrovata a Pescara. Quale città è il titolo di questo convegno? Quale paese in questo momento l'Italia? Beh, intanto devo dire che ho iniziato da Pescara e le mie visite istituzionali. Le città ormai sembravano quasi, come dire, affari spenti, e il fatto di essere qui in presenza oggi a parlare delle città, di cosa sono e di che cosa costituiscono, perché oggi questo convegno è il segnale della ripartenza. Le città si ripopolano, le città sono il luogo dell'aggregazione, del confronto e della gente che si riunisce nuovamente per parlare, ma anche si ripopolano tutti i centri economici. Quindi le città che erano andate con il Covid in una sorta di cortocircuito oggi rivivono. Quindi questo è un segnale di grande speranza. Comincio da qui, che è una città che ho visto ha già 11 progetti e li ha approvati appena adesso di sostenibilità economica. Quindi ha accettato questa grande sfida anche dell'economia sostenibile, è una città che ha dei percorsi ciclabili interessanti, forse uno dei più importanti, una città aperta. E quindi oggi io penso che questo convegno in presenza, con tanta gente che vi partecipa, e sia un grande segnale di speranza, perché torniamo
finalmente alla normalità, e credo che quello che gli italiani oggi si augurano sia proprio questo, semplicemente essere normali. Grazie a tutti, grazie anche per la vostra numerosa partecipazione a questo evento. Visiterò subito dopo questo il centro vaccinale, importante perché vede una partecipazione di pubblico, privato, ma anche dei volontari che sono la grande risorsa del nostro paese, perché sono gli invisibili del nostro paese, eppure sono così importanti per quella solidarietà che testimoniano tutti i giorni con il loro straordinario lavoro. Noi li dobbiamo ringraziare sempre. Intanto noi sappiamo che la città dà tanto, molto, a tutti, a coloro i quali chiedono comodità, opportunità, diritti, intrapresa, cura, premura, educazione. E non sempre il diritto, la decisione pubblica, l'ordinamento si pongono adeguatamente alle esigenze della città. Noi oggi vogliamo mettere a tema cosa fare per fare in modo che la città funzioni di più, sia capace di resistere rispetto alle fragilità, alle interruzioni di civiltà come è accaduto con la pandemia. Cosa serve? Serve tecnologia, serve digitalizzazione, servono risorse per fare in modo che l'ambiente donatoci dal creato duri anche per i cittadini che arriveranno dopo, per le città che arrivano dopo. Tutto questo deve essere reso oggetto di lettura, di visione, di progetto, di programmazione, di condivisione di una nuova cultura sulla città. Noi faremo in modo anche da tratteggiare una carta delle città in maniera tale che mai più saremo colti di sorpresa. La pandemia è accaduta, ma noi sappiamo che anche il Trattato sul funzionamento dell'Europa scrive all'articolo 168 che possono riaccadere i flagelli, le pandemie, le grandi difficoltà della vita individuale e collettiva. Su tutto questo, come si fa a fare in modo che la città non si fermi, non si blocchi, non costringa la solitudine? Quando la città è nata per consentire la prossimità, la vicinanza, l'aiuto, la solidarietà. Noi abbiamo patito 12 mesi di interruzione di questo modo naturale, umano, di essere progetto di vita. Oggi discuteremo di questo con un approccio interdisciplinare. Ci saranno riflessioni di teologi, giuristi, economisti, banchieri, urbanisti, mai accaduto questo livello di apporto.